Ricordate quando Riccardo Gismondi fece la sua scelta? Era il 2 dicembre del 2016 e il tronista di Uomini e Donne decise di scegliere la bella Camilla Mangiapelo, preferendola a Martina Lucchena. I due, da allora, ne hanno fatta di strada e hanno anche messo alla prova il loro amore con Temptation Island. Da Uomini e Donne Magazine, i due hanno raccontato la loro storia e il loro momento felice. La coppia si è raccontata con sincerità e grande trasporto, spiegando che piano piano stanno costruendo il loro futuro partendo dal basso. C'è già una famiglia, non ci sono bambini ma due affettuosi cani. Vedere quello che siamo riusciti a costruirci in così poco tempo non ci pone limiti al futuro. Abbiamo creato il nostro nucleo familiare. Io, Camilla e i nostri due cani. Il programma fa nascere un legame talmente particolare che, nella vita di tutti i giorni, quella chimica che si era creata in trasmissione ha avuto un impatto devastante. Il primo periodo è stato difficile riprendere contatto con la realtà, ma poi è stato tutto fantastico. Da qui parla Camilla, NDR, mi fa effetto pensare a quanto fossimo immaturi. È bello specchiarsi in questa nuova vita, soprattutto perché è esattamente come ho sempre sognato che fosse. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno imparato a canalizzare la loro gelosia in qualcosa di costruttivo. Ogni tanto ripensando al momento della scelta, ecco cosa pensa Riccardo. La scelta improvvisa, però, resta ancora oggi un tasto dolente. E ogni tanto mi capita di ripensare a quelle sedie rosse al centro dello studio e mi dispiace non aver potuto condividere con Camilla l'emozione di quel momento. Una ragazza, anche se non lo dice, a queste cose più romantiche tiene. Anche se credo di aver recuperato, resta una cicatrice che ogni tanto torna a darmi fastidio. Abbiamo imparato a trasformare quel desiderio in qualcosa di costruttivo. Parla Camilla, NDR, con lui ho trovato quella complicità che ho sempre cercato in un uomo. Mi piace ogni tanto fermarmi a guardarlo, leggere i suoi silenzi e i suoi gesti. È una persona che comunica moltissimo anche senza parlare. Fino a poco tempo fa una convivenza mi sembrava un impegno troppo grande e invece Riccardo mi ha insegnato cosa significa pensare per due. E la gelosia che c'è sempre, lo conferma proprio l'ex giocatore di pallacanestro. Una gelosia che però si è trasformata in qualcosa di sano e lucido. Una scommessa vinta quella di entrambi, l'amore è ancora forte. La gelosia c'è sempre, com'è giusto che sia, ma si è trasformata in qualcosa di sano. A Temptation Island era un sentimento poco lucido, ma aver vissuto quell'esperienza ed essermi rivisto in televisione dopo mesi mi ha aiutato a rendermi conto di certi sbagli. E tra di noi le cose vanno benissimo. Con Camilla ho trovato una partner in tutto. Una compagna di risate, una risata, un pezzo della mia famiglia. E Camilla ha avuto la perseveranza di scoprirmi giorno per giorno. Insieme siamo stati una scommessa fin dal primo istante. Ha dato ordine alla mia vita in tutti i sensi, basta guardare casa mia, ride, NDR. Ha migliorato tanti lati del mio carattere, ma la cosa più importante è che mi ha fatto riavvicinare alla mia famiglia. Non le dirò mai grazie abbastanza. Chi se ne frega.